Buongiorno signore, allora siamo qua su Monopoli come al solito e andiamo a giocarci, che ho anche 10 minuti di per mille, Rodeo Selvaggio abbiamo, quindi quello delle tasse. Io direi subito di iniziare a fare il classico giro, visto che ho il per mille, poi inizio a buggare come sempre e mi prenderò anche i 5 minuti del torneo. Tanto qua ci prendiamo 200 punti a gratis. Ok, iniziamo subito allora, dai. In realtà devo fare ancora un altro tiro, forse addirittura due. 7. Vabbè, dai, la provo da qua. Sto giro buggo un pochino perché non è che abbia tutti questi dadi. Allora, la prigione la prendiamo. Sì, la prigione, la stazione, perdonatemi, così mi prendo anche gli altri 5 minuti. Poi, se dovesse, non dovessi prendere la tassa, vado a buggare. Qua non so cosa stia succedendo. Ok, attacchiamo. Ah, senza scudo addirittura, non me l'aspettavo perché non aveva nessuna struttura rotta, però meglio così. Ah, ma non è quello delle tasse, è quello del... Ho detto una cavolata. È quello delle stazioni? Ma oggi non c'era quello delle tasse, forse era è finito, durava poco. Vabbè, mi sono sbagliato. Vabbè, ci facciamo i nostri big punti a questo punto. 1500. Ok, quello delle stazioni, va bene in realtà. Anche meglio in realtà. Spero di prendere qualche altro per 1000 oltre a questi 10 minuti. Vabbè, sicuramente c'è quello del torneo, però spero che nel Rodeo Selvaggio ci sia qualche altro per mille. Vabbè, allora non necessito di nessun giro. In realtà allora sono stato molto più fortunato di quello che mi aspettavo, perché ho fatto un tiro, ho preso la stazione pensando che... Vabbè, meglio così. Molto meglio così in realtà. Ok, quindi cerchiamo sicuramente di prendere anche qualche rapina. Prossimo video forse dono, devo vedere. Ah, tiro per 5 questa. Vabbè, dai, provo col per 1000 da qua. Se va male ovviamente resetto finché non mi va bene. 10 va male, provo a fare un altro tiretto. 8 non è nulla. Ok, ragazzi, resetto e ci vediamo dopo. E dopo innumerevoli reset finalmente ho preso una stazione. Volevo anche parlarvi di reroll finché distruggo, perché molti mi hanno detto che non funziona più reroll 2. Fatemi sapere nei commenti se è vera questa cosa o se è falsa, perché io non lo uso, però magari chi l'ha comprato, che addirittura magari ha pagato, mi può confermare o non confermare. Ecco, abbiamo preso altri 10 minuti, se è vera questa cosa o meno. Perché sinceramente, boh, mi dispiacerebbe che Roll non andasse più per chi ne faceva uso. Ok, comunque abbiamo preso 2000 punti di torneo, pochetti, però purtroppo aveva gli scudi. Spero di prendere almeno una rapina. Dadi ne abbiamo guadagnati. Sì, il prossimo giro penso di fare donazioni, eh. Vediamo un attimino qua. In crescita non ce l'ho, purtroppo non ce l'ho in crescita. L'ultima carta che mi manca è la prigione, vediamo se ci va bene la prigione. Sarebbe tanta roba, ovviamente sia mai. Faccio un altro tiro, se non mi dà 5, resetto. 4, resetto ragazzi, a dopo. Quindi come dicevo, fatemi sapere se funziona. Nel frattempo abbiamo preso una bellissima rapina in banca. Speriamo che vada con successo. Molto molto bene. Stavo temendo il peggio. In realtà è andata perfetta. Meglio che potesse andare. Quindi non ci lamentiamo affatto. Premi un pochino deludenti. Però prossimo ci sono 1800 dadi. Spero che almeno mi dia qualche bel premio nel torneo. Me ne ha dati un pochino, non penso di farmi 1000 dadi, però
685. Come siamo messi nel torneo? Siamo alla fine. Sì, ultimi due. Beh, va bene. Solo tredicesimo sono, hanno fatto dei bei punti. Allora, me la gioco un pochino per uno, anche perché molto probabilmente la prossima, ahimè, sarà una distruzione. Quindi me la levo perlomeno. Spero anche di prendere la prigione, così mi levo anche il fatto che non mi dà dadi la prigione. Ok, quindi continuiamo per uno, direi. Ok, l'abbiamo presa. Questa so già che non mi dà niente perché è il reset che ho fatto prima. Va benissimo. 12. Di nuovo 12. Non mi lamento. Ok, provo a fare un tirettino, vediamo cosa succede. Va, da qua me la rischio perché 8, poi c'è anche gli imprevisti. Sì, dai, da qua possiamo tranquillamente provare. Oh, questa ragazzi è una cosa divina. È una distruzione, ok. Potrebbe andare male. Se va male, non è quello il problema. È andata male. Il fatto è che sono 7000 punti questi. Esatto, 7000 punti. Non penso di finirlo tutto oggi, per niente. Però magari prendere. Carta 5, doppiona non dorata, finalmente. Quei dadi là però li vorrei prendere. Quanti è che sono? 2000, 3008? 3005 la potrei prendere con due tiri. Faccio così. Mamma mia, l'ho presa, non ci credo. Ok, distruzione che ci garantisce matematicamente la fine del torneo. Ok, ce lo garantisce in ogni caso. Inoltre facciamo anche 5000 punti sopra. Beh, direi che non sta andando male, eh. Io non mi lamento assolutamente di quello che sta succedendo. Proprio va benissimo. Faccio un tiro per uno. Ok. Faccio un altro. Ok, da qua provo il per 1000. Altrimenti vado in reset, come sempre. Peccato, provo a farne un altro. Niente, ragazzi, vado in reset. Ok ragazzi, ho preso la stazione, attiviamo internet, così ci siamo garantiti 3500 dadi. Io a questo punto direi quasi quasi di fermarmi, per il semplice motivo che il torneo l'ho finito, quindi continuarlo non mi darebbe premi. Più che altro domani, oltre ai premi appunto del torneo sopra, e oltre al fatto che abbiamo anche 20 minuti di per 1000, quindi sicuramente non me li gioco ora. Ci garantiamo, beh, anche i premi del torneo, sì. Quindi sì, direi di giocare per 200 un pochettino. Cerco di prendere una stazione o qualsiasi cosa. Ecco, già questo è tanto. Gioco per 100. Perché vorrei avvicinarmi al per 1000, ovviamente, poi logicamente non lo prendo. Che per 100 mi darebbe 500 punti. E poi domani con altri 500 punti riesco a iniziarlo. Per l'amor del cielo, eccolo là. Vabbè, direi che mi fermo qua perché arriviamo a 1200. No, non rischio perché se dovessi giocare per l'appunto e prendo la stazione sarebbe un problema, visto che comunque un bel videotto bello corposo è avvenuto. Mi fermo qua, mi apro il forziere, provo dopo con un tiro a prendere la prigione, vedere se mi va bene. Se non prendo la prigione o comunque non mi va bene, ma non c'è nessun regalo? Ah, non c'erano i regali nella. Vabbè. Boh, vabbè, non importa, comunque non sarebbe andata. Faccio l'ultimo tiro e vi saluto, ragazzi. Vediamo se mi dà un bell'8. No, mi dà 12. Totalmente inutile. Ragazzi, io vi invito ad iscrivervi, lasciate like e ci vediamo alla prossima.
E mi raccomando, scrivetemi se il Roll 2 funziona ancora. Ciao a tutti.